Ciao a tutti da Tiger, siamo in una nuova parte di Crash Bandicoot L'ira di Cortex con la mia ragazza. Ciao a tutti. Praticamente nella scorsa volta siamo finalmente riusciti a battere tutti e due il boss della penultima isola e ma dobbiamo andare all'ultima isola, quella tutta verde spaziale che sembra stile Cortex. Iniziamo dal primo. Finalmente 21. Mi sembra un altro di quei livelli con il fuoco, madonna che palle. Bene, bene. E sperando che non sia difficile. Non lo chiamerei proprio uno scherzo della sorte, ma non ti sembra un filino strano che continuiamo a incontrarci ogni volta che c'è in ballo il dominio del mondo? Perché non ti arrendi? No, non mi arrendo, Cortex. Va bene? Non mi arrendo, Cortex. Cortex vuole che mi arrenda, io non mi arrendo. Perché non ti arrendi, Bandicoot? È Crash che vola sempre col culo all'aria, col caricamento. Via! Ah, ma abbiamo anche il bazooka, è vero. Vorrei provare a non usarlo, però vediamo che fa. Io non so come si usa il bazooka, ti dico la verità. Ah no, devi tenere premuto R1. Mi sembrava con R1. E poi con certi devi sparare. Sì. Ma io lo uso, che me ne frega. Ti ammazzi i nemici. Ok. Mi sembrano abbastanza tranquilli sti livelli, ti dico la verità. Esplodere. Checkpoint. Difficile non è. Devi stare più che altro attento. Perché tipo ho visto che tipo escono delle celle. Non delle celle. Ehi! Bisogna il bonus. Pure io. Le CL, come diciamo da noi. I CL. I CL. Boh, bonus tutto buio, che non si vede un cazzo, benissimo. Ma è bello che tu, anche se tipo non riesci a prendere una cassa che ne rompi una per sbaglio, col bazooka prendi quella alta. Lo stesso. Io non l'ho usato proprio ancora finora. Io pochissimo, ti dico la verità. Perché comunque mi trovo più con la trottola, ti dico la verità, o con la scivolata da ammazzare. Ma poi la uso, ti faccio vedere io come si usa qua. Ma tu sei professionista, io no. Modestamente. Tu sei professionista del settore. Non sei presa dalla migliore tu. Lo so, peccato. Devo fare un po' di scuola, le devo fare. Scuola di che tipo di scuola? Tipo di ripetizione di Crash. Com'era la camminata mongoloide? Così. In che senso? Ah, con L2. No, vabbè, non ci posso credere. Proprio alla fine che del successo? Bonus sono morto. Bravo. Ah, ma qua c'è anche La madonna, cosa c'è qua? 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente c'è un... C'è l'ho fatto tutto, con tutte le casse. E che mi dai? Finito il livello? No, ho preso tutte le casse nel bonus. Checkpoint. Ah, qua c'è pure quello del teschio. Voglio provare a farlo, aspetta. Mi sa che non lo so.
No? Cosa? È un bonus, non me lo potevi dare più facile. Come il bonus? Non l'hai fatto il bonus? Io l'ho fatto, però non hai capito il senso. Ah, ok, sì. Checkpoint. Ci sono dei cadaveri. Ma ne clupolacchi crash, ma ne... E lo sapevo io. No! C'ho Udga. Ma c'è la palla di merda! No, vabbè, non è facile. No, vabbè, guarda, ma è difficilissimo questa palla. Crash è rimasto incastrato e ora non me lo fa fare più perché sono morto. Ah, ho capito come si fa. È una pillosciata. Manca a me lo fa fare quello del test. Vaffanculo, va. Ma mi sa che quello ti dà, ti dà tipo una gemma, quella non ti dà delle casse. Ah, vediamo. No, ci sono le casse. Le casse c'erano, era tutto di nitro però. Mamma mia, cosa c'è qua? C'ho due maschere di acqua che non, ancora non mi hanno colpito. Vai piccione di merda, vai. Non ho capito niente. Cristallo preso. Non mi ferma più nessuno, cazzo. Hai capito? Hai capito? Oh, ho finito. No, per una cassa, mo. Ho preso la gemma. Per una cassa non me la... Dove la lasci? No, vabbè, non è... Ma a me sembra, mi fa sempre sto scherzetto di due o tre casse, o una, mo. Possiamo arrivare una volta a tre, una volta a due, mo. Mi sono rotti i coglioni, andiamo. Questo gioco ha Satana in the face. La febbre dell'oro. Bello, così si chiama il livello. Sì. Mi fa piacere. Ah, però è nel Far West. Ti va buo. Ci sei tu? I cacos, i... come si chiamano? I fichi d'India che si ingrossano. Ma vai a cagare, vai. Vai a cagare, vai. Ma cosa mi ricorda sto livello? Quel livello del toro. C'è il cavallo. Quello di Coco, ma mi ricordo. Quello che abbiamo fatto con Coco. Cura. Ma un checkpoint dov'è? Scusa, sto girando mezzo Far West. No, io checkpoint. Ancora no. Ho 98 vite, ho recuperato la 99esima. Checkpoint, no! Bitch! Stavo cadendo, mamma mia. Pesa. Non vedi che hai... Ok, l'ho preso. Stavo per tirare il pistolino. Il pistolino che è praticamente il bazookino. No, non mi trovo. È il pistolino che spara le mele. Perché è lento, per questo non ti trovi, se no è buono. Sì. Devi prendere l'acqua. Ma vabbè, che ne sapevo che c'era l'acqua. Non si vede, ma scusa, non si vede una visuale, non si vede un pisello. Sì, vabbè, che potevi fare più difficile. Io con il mio bazooka. Io non l'ho usato manco una volta. Ok, bonus finito. Mi sembra di aver preso tutte le casse. Sì, 36 su 36, ho preso tutto io pure io. Bonus finito pure io. Dai, Crash, che ce la facciamo, siamo i più forti al mondo. Solo il pupazzo voglio però adesso. Ah, ma qua c'è un'altra cosa. Voglio visto? Il peluche di Crash, voglio.
te lo regalo io il peluche di Crash. Peccato, avevo tante maschere, le ho perse tutte. Per colpa del bonus. Io non ho perso manco una. Oh, ma che abbiamo 99 vite, non moriamo mai. È vero. Cioè moriamo pochissime volte, addirittura alla fine del livello. Checkpoint, bitch. Ah, vedi che là devi stare attento che ti devi arrampicare in alto. Devi camminare alto alto. Lo so, non ti preoccupare. Io sono nato pronto. Io te lo dico prima. Sono nato pronto, bitches! È per facile, ce n'è arrampicata veloce veloce, che ci vuole? No vabbè, casomai te ne andavi dritto che non lo vedevo. Vabbè, muovala. Ma per chi mi hai preso, scusa? Per qualche flamengo? Scusa? Scusa se ti ho voluto dare una mano, Ma per su queste cose non c'è bisogno. Io sono un flamengo. Sono un potere. Ma che cazzo sto dicendo oggi, per favore, dai! Ah, Peppo si fa questo effetto. Ti guarda, ti stai proprio scongiurando. Mi sono bevuto due bicchieri di Pepsi ed è successo un... No, vabbè, c'è il cassetto, c'è... Il tiretto, c'è come... Che carino! Se premi sempre X va più veloce. Ma vedi che se premi quadrati invece fa tipo... Fa tirare tipo un calcio all'indietro per prendere le casse. Stai attento alle casse. Fa tipo la cosa all'indietro. Quando arrivano le casse vai più piano, se no non le prendi. Olè! Cristiano Ronaldo, attenzione, fa la rovesciata. Olè! Adesso quando le rovesciate che sto facendo? Le prendo tutte le casse, porca troia, tutte le prendo. No! Una è saltata! Non si può andare indietro! No. Io le ho prese tutte. Peccato. Ho saltato quella della vita. Una gemma a te, quadrato... una gemma a me. No, perché ho premuto quadrato... Ci vuole per te, così ti impari. A prendere sempre la gemma, a me me ne rimane sempre una. Mo' tocca a te stavolta. Per una cassa sola non la prendo io, puoi vedere? Infatti non te la darà, ti hai lasciato quello, non te la darà. Ma se no muori e rifallo quella parte. Andai vicino. No. Sì. Sinceramente, lo rifaccio semmai poi. Vabbè, sì, se ti interessa. Sai che c'è il checkpoint, bravissimo. Ho preso il checkpoint. Sai che buttano le bombe, si porci. Oh, c'è il livello del teschio, facciamo? Perché non sono mai morto. Cioè, soltanto una volta. E dove? È qua. Vicino a quel carro. Ecco, sì. Sì, l'ho visto. Cioè, voglio provare. Vai, proviamo. Così ci prendiamo pure la gemma speciale. Oltre alla gemma grigia. Sto livello lo vogliamo fare tutto al massimo. È la Madonna, però, che c'è qua. Però è facile, aspetta, basta fare così. Ah, cadono quelle cose. Ma queste cose di oro si possono prendere? Peccato. No, non credo. Peccato. Me le volevi portare a casa? Dai, faccia Rick. Ah, c'è quello che ti butta le bombe. Ehi, come l'ho scansato, mamma mia. No, cadono! No, sono caduta. Sono caduti in acqua. Io non so se... Ah, tipo io una volta sono caduto in acqua e non sono morta, ma la prima volta. Quindi no, va. Proprio alla fine. No, io non lo faccio, basta, mi sono nervosetto. Ma la Madonna qua. No, vabbè, non ci posso credere. Sono caduta alla fine. Pure io. Per questo mi sono rotto. No, se muori di nuovo però poi non lo puoi fare più. Ma io non lo faccio, ma che cazzo me ne porta? No, è importante finire il gioco. Ma veramente ci dobbiamo fissare pure. Lo so, però dato che me lo fa rifare. Ci voglio provare. Ma poi sono lunghi, se li avete notato. Sì. Guarda come lag, guarda dove. E rimettiti quella risoluzione là, allora. No, ma delle volte va benissimo, delle volte lag.
A me va perfetto in ogni situazione, in ogni circostanza. A me sono delle volte va perfetto, delle volte che non usate avete sto vizio di non usare la vibrazione qua sui telefoni. Aspetta che avete un vizietto brutto. Vabbè, non è che è una cosa grave, ma che si sente un po'. È un po' grave, c'è. Dovete fare pubblicità alla Huawei, fatemi capire. All'iPhone dovete fare pubblicità. Svergognati. Perché se mi chiama qualcuno. Se vibra sul tavolo si sente la vibration. Ma non è che me lo tengo proprio sempre dietro. Se magari sono di là, lo lascio. Che dici, caro? Non mi interessa. Allora, state zit. A me state zit. Ma lo vedi come fa? A combattere qua. Ah, come lagga, raga. Dai, dai, granchio, dai. Sì, come si chiama? Non è un granchio questo. Che cazzo è questo? Un... come si chiama? Una foca, come si... No, vabbè, come fai a cadere? No, vabbè, raga. Veramente, no. Dove? Preso il cristallo. Preso anche la gemma. Gemma e cristallo. Via. Completato. Tu hai finito? Io ancora non ho finito. No. Ultimo livello della puntata, sì. E poi la prossima volta faremo la parte finale con gli ultimi due livelli del gioco e il boss finale. Portalo qui, deficiente di un bandicoot. Dai, dai, dai. E questo giuffettino che c'ha corte. Giuffo ce l'ha pure Crash. No, la palla, mo! Ok, io non lo faccio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. No, vabbè, ma guarda com'è difficile! Frega delle casse. No, no, è in questo. Infatti non me ne frega niente. Quello che è difficile pure da frenare, la palla. Esatto, ci mette tanto a frenarsi. Meno male che abbiamo 99 vite. E di qua ma dove cazzo è? Ma un checkpoint me lo dai, quella l'armi ma... Io capisco perfettamente quello che stai provando. Ma non puoi capire che ho visto. Non puoi capire che c'è il checkpoint davanti, io sono caduto, non lo puoi capire. Ma già vado a checklist. Io la sto facendo velocemente e mi sto trovando bene. Ma perché non si frena? Guarda, non si frena in tempo. Io riesco. Io oggi sti livelli di merda. Perché? Perché sono di merda? No, non ci dire così che perché. Fallo per Crash. E Crash lo fa per me. Certo che lo fa per me, lui ti vuole bene. Altro checkpoint! Lo vedo. Vedi quando arrivi a quel punto in cui ci sono quelle cose che ti spingono. Quei cosi di legno che ti spingono. Vai verso sinistra e passaci sopra. Oh, fino a mo sono arrivata fino al checkpoint senza manco. La Madonna, cosa c'è qua? Oh.
E mo sto perdendo sempre. Ma io sto andando proprio, proprio tranquillo, veloce. Senza morire, come cazzo sto facendo? Non lo so manco sì, io. Sì, beta T, beta T, che burrito, beta T. Sono troppo forte, cioè, diciamoci la verità, Tiger è Tiger, cioè in questi giochi Tiger non... Ma guarda, ma da solo si sposta. Quella è la potenza di Tiger. No, hai sparato, ciao. Mi già tirerà anche un pugno. Aia. Così il cristallo. Ma cazzo un checkpoint qua? Io so solo che ho preso il cristallo, so solo quello. Possibile che non c'è il checkpoint? E ho finito il livello! Ragazzi! Tutta una tirata, tutta una fiatata, chiamatela come cazzo volete, ma Tiger non fallisce, Tiger non perde un colpo, Tiger mette KO sto livello di merda e si porta a casa il cristallo. Oh. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio per la parte finale, per oggi è tutto, ciao a tutti da Tiger. Tu non saluti? Ciao a tutti, ciao a tutti. Non ti arrabbiare che ce la farai pure tu, anche tu imparerai a non perdere manco un colpo, va fanculo.